Dovrò prepararti la cena più spesso. Era tanto che non assaggi la mia cucina. Sì, ma non l'ho dimenticata. È carina. Zia, posso andare fuori a giocare sulla neve? No, è troppo buio fuori e non conosci nessuno qui nel quartiere. Ti prego. No, rimaniamo qui, così ti leggo il libro. Dove eravamo? Alice diventava sempre più piccola e sembrava non ci fossero più speranze di farla uscire dalla stanza. Dillo a me, perché era più triste. Proprio lei? Ci dispiace.
ma la bozza non soddisfa le nostre aspettative che arrivano dopo aver ricevuto la sua proposta. I toni troppo cupi e il pessimismo che caratterizzano la fine del libro non sono appropriati per i nostri lettori. Non gli è piaciuta? Gli era piaciuta l'idea, e così ho provato a scrivere mentre io e tuo padre stavamo in mezzo a delle nostre discussioni. Immagino che dovrei cercare un altro editore. E non puoi provare a scriverlo? Non ho tempo, solo per questo ci ho impiegato 10 mesi. Semplicemente continuerò a desiderare letteratura e smetterò di scrivere. Qualcuno dovrà pur pagare l'affitto di questa nuova casa, no? Apro questo posto! Non dire così, sei qui solo da qualche ora. C'è uno Starbucks proprio dall'altra parte della strada. Mamma! Ce ne sono ovunque! Mi stai rovinando, mi hanno i migliori! Non dire cose del genere! Io ho dovuto fare da mamma e mio fratello quando ero poco più grande di te. Sia solo l'infanzia, non voglio che prendi la tua. Ora vai a finire i compiti. Adulti! Sono solo bambini troppo grandi! E fai finta che la minestra di zia ti piaccia! Tu possiamo farci una pizza appena se ne va. Vediamo, devo riposarmi 5 minuti. I toni troppo cupi e il pessimismo che caratterizzano la fine del libro. Buffo. Nessuno invece si è mai lamentato dei tuoi toni cupi. Quando leggevo le fiabe, pensavo che cose così non succedessero mai. E ora ci trovo proprio in mezzo. Quando sarò grande scriverò io libri di fiabe. Certo, quando sarò grande. Questo è un ascensore express. Grazie per aver scelto il nostro servizio. Stai, ma tu 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 stai.
Complimenti, no, questo mazzo è stato più schifo. Bevi responsabilmente. Enigmatico? Ti faccio vedere io cosa
cosa vuol dire essere enigmatico. Eccoci un bel enigma. Non ascoltare tutto quel rumore nella testa lì.
senza accendere la musica. Vamos! Braccio solo. Stavo dimenticando. Quale sarebbe il problema?
Mi sono persa e devo tornare a casa da mia figlia. Ah, io parlavo di vostri incantesimi. Ah, parli di mia suocera, quindi. Quindi non c'è alcun pericolo? Ci sarà. Se non arrivo in tempo dalla regina, mi farà tagliare la testa. Forse sarà già la festa. Gatto, vuoi accompagnarmi? Alicetta, ricordati che per trasformare la vita in una festa basta aggiungere le lettere F, E, S. Togliere la punta. Ma non fa niente, non fa niente! Come il gatto compare? E il gatto sparisce. Si vede solo il sorriso. E scomparirà anche quello. Alza la vista, baby! Stai dicendo che non c'è alcun pericolo? E perché la cosa ti piace così tanto? Perché senza la vera minaccia o un pericolo imminente non c'è motivo per noi cavalieri di essere audaci. Sai cosa vuol dire essere un cavaliere bianco in un mondo in cui a nessuno importa cosa sia giusto e cosa sia sbagliato? Chi sia il malvagio e chi la vittima? Oh, donzella! Alice! Oh, donzella Alice! In un mondo in cui ci sono solo ricci, topi e fiorellini, non sai che darei per vedere un gigante o troll che si rispettino. Ascolta, non sono proprio contenta di essere chiamata donzella. Ma ultimamente sono stata in difficoltà. Il matrimonio sta cadendo a pezzi. Faccio un lavoro che non mi piace e non ho quasi tempo per mia figlia. E il mio studio di scrivere libri per bambini è stato distrutto oggi. E non ho alcuna idea su come devo fare per uscire da questo manicomio. La mia vita sta andando a rotoli. Abbastanza da farti venire voglia di urlare? Sì! Abbastanza da farti sentire inutile? Mi sento inutile nell'essere utile a me stessa. Allora hai bisogno di qualcuno che ti porti a casa, aiutandoti ad affrontare i pericoli. Sì! Bene, è proprio quello che stavo aspettando. Voglio avventura vera, non voglio solo andare in giro dopo scuola. Tu vai a scuola? Sì, certo, scuola di cavalieri. Ti prego, lasci che ti aiuti. Puoi aiutarmi a tornare a casa? Sì, certo, sono il tuo eroe. Diciamo che potresti essere utile. Tutto quello di cui hai bisogno è un'occasione. Se me lo chiedo venirò, persino un drago affronterò, non c'è donzella che non possa salvare. Se c'è una sfida sono qua, mai nulla mi distoglierà, non siedo a Camelot ma sono migliore. La tua vita salverò, in soccorso tuo mi chiamerò e sarò ormai che mi proteggerà. È tutto scritto per te, sarai la guida dei sogni tuoi, per te potrei lottare contro chi vuoi, nessun altro eroe troverai, bello così ci danno c'è. E sarò il cavaliere che non vincerà.
per la tua canzoncina, ma come pensi di aiutarmi? Naturale, con fegato e bicipiti! Sì. Ah, stavo dimenticando! C'è una grande festa oggi a Waterman e ci saranno presenti tutti i personaggi più importanti. Insomma, ci saranno i grandi giocatori, non le pedine. Lì sicuro ci sarà qualcuno che sa come farti uscire da Waterman. È tipo una festa in famiglia. È più che altro un gruppo di snob che vogliono fare fuori tutto e tutti e non hanno la minima da dire. E allora come si chiama questa festa? Vita delle 5. Non mi sembra una brutta cosa. Non capisci. Per loro sono sempre le 5. Non è lista, pensavo che volessi conoscere i ceti.
chiamarsi Alice. Alice? Non sei quella che mi aspettavo? Sì, capisco la delusione. Peccato che debba risponire così presto. Vero, Alice? Cosa? Il fiume, Alice. Peccato che debbano appassire e morire. Ma se non morissero non ci sarebbe spazio per far crescere nuovi fiori. È così per tutto. Una ragazzina cresce con un senso di meraviglia e speranza. Poi diventa donna in fretta e si dimentica di tutti i sogni che ha in testa. La mia testa. Leggiamo le foglie del tè! Sei musona, sconcentrata e non togliere la pressione. Hai un senso di calma. E se sempre secondo me male. Vero! Non sai giocare con gli altri. No, Alice, non ci siamo proprio. Non sai neanche il motivo per cui ti trovi qui. Non sai giocare con gli altri. Ragazzi, se non potete dire niente di buono, è meglio non dire niente, no? Dove è stupidità? Che succede? La regina Caterina. Che bello vedere la regina Caterina inaspettatamente. Che bello sarebbe vederla perdere il trono inaspettatamente. Forse la regina potrebbe conoscere da qui. No, Alice, fidati di me. Non ti conviene parlare con la regina di cuore. E se lei dovesse parlare con te, devi essere d'accordo con tutto ciò che dice. O potrebbe farci tagliare la testa! Signori e signore, è con grande orgoglio e pregiudizio che vi presento il capo supremo di Wonderland, la regina. Sì, maestà. Come deve essere appagante per voi desiderare di essere me. Sì, maestà. Se così non fosse, qualcuno potrebbe perdere la testa. Se fosse stato all'estero come hanno insegnato a me, mi avreste invitato certo per il tè. Ma credo che sbagliamo perché il vito io non ho. Vede, sua maestà, io vengo da un paese reale dove tutti i suoi sudditi sono pronti a riconoscere.
riconoscerla come il loro capo supremo. Mi sembrava avesse detto qualcosa. E come si chiama questo nuovo regno? Il regno delle regine. Un regno dove tutte sono regine? Certo, sua maestà. Sì, insomma, abbiamo la regina dei rumori, la regina della televisione, e poi ci sono tantissime regine della notte, e poi tutte le regine drag, le drag queen. E io ovviamente sarai la regina di tutte le regine. Certo, sua maestà. Decapitiamo! Occhio invece alla tua richiesta, perché se non sei attenta partono anche quelle piccole magette che ci stanno sopra. Ricordatevi, c'è sempre il decreto ultimo. No, la prego, non vogliamo il decreto ultimo. E per quanto riguarda la mia cara... Alice. Alice, magari hai qualche suggerimento da darmi per come presentarmi in questo nuovo regno? Sì, e questo è il mio consigliere. Alice mi sta facendo impazzire. Sta cercando di prendere il controllo. Ma tu hai tutti i miei piedi, nate via delle cinque. Adesso Alice si sta ingraziando la regina. È il momento di tirar fuori l'asso dalla manica e tirarlo in testa! Bene, chiamami un passo. Basta! Ok. Bene, ho un piano e secondo me ti piacerà un sacco. Andiamo. Allora, maestale, spero a questo punto che lei non voglia più decapitarmi. Ah, ma certo che no! Ma... Biancolillo, cosa è successo alla mia sveglia stamattina? Mi dispiace, non sono stato uguale. Non sono stata puntuale. Bene, sai cosa ti succederà? Alice, puoi salvarmi la vita? Lo so che sono stato io a farti cadere fin qua giù, ma non era nulla di personale. Era sulla lista delle cose da fare. Sua maestà, anche Bianconiglio è con me. Molto bene, Bianconiglio, per oggi taglierò la testa al toro. Per oggi sei tanto, addio! Altra pazza. Sono sicura che qui si rende conto che sono sparita ormai. Ma è a casa da sola? No, c'è mia cognata con lei, grazie al cielo. Ho sempre dove ascoltato quella donna. Bianconiglio, aspetta un attimo. Come l'hai portata qua giù? Sicuramente sai come riportarmi su. Devi usare l'ascensore magico, ma non so dove si trova. Donzella Alice, cercherò in ogni angolo di Wonderland per trovare il sentiero che l'ha portata qui. Mister Bianconiglio? Sono tutto orecchio. Mister Gatto? È il caso. Mister Brucalifo? Pronto. Sarete di aiuto nel mio dare aiuto ad aiutare Alice? Lo sarò se prometti di non ripetere più quella parola. Ok, tanto sono libero per le prossime ore. Ho troppa paura per dire no. Bene, con aiuti come questi non possiamo fallire. Riusciremo a riportarti a casa, Alice. Andiamo! Noi Alice salveremo, noi Alice salveremo, noi a casa porteremo, noi a casa porteremo. Thank you.
Incredibile questo modo per salire e scendere da Waterland. Io spero che questo stile, quello sveglio, quello che conosce anche questo segreto. Perché tutti invece parlano solo di Bianco Nudo? Lui può avere l'orologio, la simpatia delle persone. Eppure una tana! Ciao, Chloe! Mi hai spaventata? Lo so, me lo dicono in tanti. Lascia che mi presenti. Mi chiamo Camilla, ma puoi chiamarmi Cami. Sono l'analista che sta cercando di salvare il matrimonio dei tuoi genitori. Non mi hanno detto niente. Doveva essere un segreto. Tua madre non voleva alimentare false speranze, per questo non ti ha detto niente. Ma la prima seduta con i tuoi genitori sta andando così bene che volevo che proprio adesso fossi presente nel mio ufficio. Davvero? Con te presente credo di risolvere tutti i problemi della famiglia. Ma vedo che sei troppo impegnata con i compiti. Oh no, non devo fare nulla! Te l'avevo detto, infermiera Morena! Certamente, dottoressa Carolina. Camilla! Camilla! Vado a dire alla zia che parlo con voi. No! Non puoi. Violerebbe la privacy. Se tua zia venisse a saperlo, dovrei annullare tutto. Non vuoi mica che lo faccia, vero? No. Sai, tua madre e io siamo molto amiche. Passeggia con noi. Ti dirà qual è lo strano legame che cerca una madre sbagliata e non più amata. Passeggia con noi. Diventano altre, diverse. Alcuni dei migliori gatti della mia gang sono stati soggiogati. E ora sono suoi soldati. Già, e alcuni dei miei compagni cavalieri ora sono delle sue guardie fedeli. Perché non possono più pensare autonomamente. Oh, eccomi. Ho delle notizie terribili, terribili. Non mi piace il tono della tua voce. Stavo guardando lungo il bordo dello specchio quando ho visto mio cugino Morris, il leprotto. Siete parenti? Sì, purtroppo. Comunque, lui e il cappellaio matto stavano attraversando lo specchio. Alice, hanno preso la tua bambina. Hanno Chloe? Devo andare adesso. No, Alice, non puoi andare da sola. No, Clodoso Cavaliere. Io non sono di questo mondo. Forse sarà
vorrei il cappellaio matto. Vengo con te, così potrò fare del diversivo. Così forse riuscirei a scappare dalle guardie mentre lotto contro di loro coraggiosamente contro ogni speranza. Senza speranza? Lo spero. Stai solo cercando di essere un eroe. No, sto solo cercando di salvare tua figlia. E, donzella, dovrò chiederti una cosa prima di leggerti in questa avventura. Ok. Un bacio. È tradizione che la donzella ti bacia al proprio cavaliere che si appresta a salvarla. Un bacio? Decidi tu dove, spero solo tu riesca a controllarti. Credo di riuscirci. Ho il tuo rispetto. Comincio ad averlo. Bene, siamo pronti? Perché no? Ti copro le spalle. Che stupido. Per una volta che potevo essere in ritardo. Come si fa a trovare lo specchio? Non sei tu che trovi lo specchio. È lo specchio che trova te. Cosa ci sarà dall'altra parte? Mia figlia. Il riflesso di chi siamo. O di chi potremmo essere. La missione inizia qui, nello specchio passeremo noi. Poi arriveremo lì per scoprire i ricordi tuoi. Nel tuo riflesso.
sarà per molto, portala alla torre più alta. Io ti raggiungo appena posso.
voce di Chloe. Devo andare dall'altra parte di questo muro, ma come faccio? Forse lo specchio è un tizio. Cosa vedi? Il mio riflesso, ovvio. Il riflesso. Com'era nel contesto? Dal tuo riflesso non lo saprai, ma se scruterai lo specchio capirai. Capire cosa? Non lo so. Avevo una risposta giusta, ma avevi tutto quello che avevo voglia di più. Guardami più a fondo. Ah, io non ti seguo più. Sei molto più a fondo. Cosa vedo? Me! La tira me! Da qui in poi devi procedere da sola, Alice. Io vado a farvi catturare. La vera me. Mi sono poi sempre attorno a te.
Thank you.
della mia abitazione. La legge qua è la mia città, la mia invincibile e inutilabile compagnia.
Guardate, il mio coniglio è stato catturato da tutti i miei ex compagni cavalieri. Pensavo fossero i tuoi amici? Lo erano, finché non sono stati derubati dai loro cervelli e della forza di volontà. Bianconiglio, sei stato condannato a morte. E dopo i tuoi piedi dovranno fare 60 giorni di servizio alla comunità. Mi dai qualcosa da costruire? Non so. Dopo te lo restituisco. Sì. In quel caso, questo orologio è davvero prezioso. Non devi permettere che gli succeda niente. Lo terrò al sicuro come se fosse mio. Portatelo nella cella! Bianconiglio, pensavamo fossi riuscito a scappare. Infatti, ma sono tornato per aiutarti a fuggire. Vedi, ho la capacità di tornare indietro nel tempo. Così riporteremo gli schiavi indietro quando avevano ancora un loro cervello. Possiamo liberarli e lasceremo il cappellaio matto senza difese. Bene, e come farai questo prodigio? Con il mio orologio. Viviana, l'hai consegnata la nostra unica possibilità di salvezza. Ho deciso di uccidervi in ordine alfabetico. Ditemi i vostri nomi. Jack. È il gatto. Brucalippo. Bianconiglio. Ehi, no! Aspetta! Tra due minuti sarai defunto, Bianconiglio. Per sempre! Potrete anche ucciderci. Ma Alice ha le forze del bene dalla sua parte. Riuscirà a salvare sua figlia. Non ci scommetterei. L'abbiamo appena catturata. Andate a preparare tutto per l'esecuzione. Poi portate i prigionieri giù nella cella sotterranea. Le mie orecchie stanno captando dei suoni. Jack! Mi sembra la voce di Alice. Sì, mi sembra che provenga da una cella sotto di noi. Senti, sta battendo un messaggio in codice Morse. Sì, sarà stata di sicuro una brava scout. Lo sapevo che era la mia anima gemella. Ma che cosa sta dicendo? Sta dicendo... Io non salgo di Gemor, non salgo di Gemor! Non importa, non importa. Sarà stata catturata mentre cercava lui. Sarà in una cella sotto di questa. Aspettate, questo vuol dire che il cappellaio matto sta tenendo quello da un'altra parte. Fatelo uscire. Aspettando. Non temete amici, ora divento invisibile e vi salvo tutti. All'improvviso ci sono solo tre prigionieri. Dov'è? È il gatto? È sparito? O è proprio dietro di te? Glielo dici tu, non ho il coraggio. Il gatto, non sei invisibile. Sono traslucente. No. Opaco? No. Beatitino? Gatto, mi dispiace. Quante sono queste? Tre. Voi quattro, aspettatemi qui. Voi due, bloccate la porta, non uscite. Vado a prendere la mia asso! Pensi che sia a conoscenza del potere del tuo orologio? Assolutamente no! Ma l'unico modo per farlo funzionare è puntare il quadrante verso l'obiettivo e girare la lancetta al contrario velocemente. Io ho un'idea. Brucalippo, trasformati in farfalla e portaci via tutti volando. Dobbiamo riuscire a riprenderci l'orologio. Vorrei dire combattere i cavalieri che poi dovremo salvare. Se io non dovessi sopravvivere, è uno di voi sa. Ma io faccio quello che sopravvive! Bianconiglio! Non potrai essere coperto per sempre. Devi trovare il coraggio che c'è in te per vincere sul male. Non credo di avercelo. Per una volta devi dare voce alla tua voglia di vivere. Devi fare un passo avanti, alzare la voce e dire a tutti cosa provi. Dai! Devi avere coraggio, un eroe lo sa, anche per te che brucia, supererà, per far sì che si cucia la ferita che si farà. Nell'amicizia crederà, c'è un gran cavaliere dentro di noi, ti
saprà sostenere quando lo vuoi. Scoprirà le emozioni della sua connessione e il male sconfiggerai. Insieme noi torneremo più forti che mai. Insieme noi passeremo oltre l'oscurità. Insieme noi torneremo, la ci fermerà. Se siamo insieme, l'unione rafforzerà. Che se il sogno è perduto, il male sconfiggerai. Insieme noi vinceremo, insieme noi lo faremo. Mi prenderai, insieme noi lotteremo. Scapperò fai, il tuo braccio non manca, l'unione rafforzerà. Potere. Mi dispiace per te. Non dovresti.
essere? No, nonostante tutti gli altri impasti sono contenta di chi sono. Cappellaio Marco! Perché hai iniziato la cerimonia senza di me? Pensavo di dover essere io il primo a condannare il primo traditore. Non sono una traditrice, sua maestà. Lei lo è. È vero, sua maestà. Controlli, è scritto il suo nome in fondo alla lista. Cappellaio Marco, col potere conferitomi, ti bandirò tramite decreto ultimo, in quella parte di Wonderland a cui non c'è ritorno, tra disperazione e solitudine. No, sua maestà, la prego. Cappellaio, basta essere sola. Vieni a casa con me. Sì, Alice, mi piacerebbe. Conducimi a una vita migliore. Sentivo bene il tormento eterno, lo dovrai fare anche tu. Così staremo insieme per sempre, finalmente. Anna! Cappellaio, io ti battisco! Arrabbiato perché sono passato. È che Clara aveva dimenticato il suo bambolotto preferito e così. Ok, non ce la facevo a pensare che passaste la notte sotto un tetto sconosciuto, senza che ci fossi io a proteggervi. Lo so, ho questa specie di sindrome del cavaliere bianco, voglio sempre fare l'eroe. Lo so che è un problema. Non è per niente un problema. No, che mi dispiace, ma puoi dirmi cosa sto facendo di buono? Almeno non smetto di farlo. Sei qui, ecco cosa. Tesoro! Cieni con noi stasera? Non lo so, cieno con voi. Sì. Allora cieno con voi. Apparecchio per quattro. Potremmo andare a mangiare a cena fuori. Ho lavoro nuovo. Lavoro di più e mi pagano di meno. Bello, no? Perfetto, direi. Ma cediamo a casa. Pensavo che fosse stato il giorno più brutto della mia vita. Invece si è trasformato nel più bello, come se fosse una favola. Infatti, Chloe, era una favola. Quando il bucalifo mi ha chiesto chi fossi, ho detto di guardarmi dentro per scoprire chi sono. E il cavaliere mi ha spiegato che ci sono eroi tutti intorno a me. Dalla zia
che aspetta che suo nipote esca da scuola in mezzo alla neve, alla figlia, che alza lo specchio davanti a sua madre così che possa ritrovarsi, e anche il padre, che porta un materasso per 7 piani di scale a piedi per sua figlia. A dire il vero erano 8 piani. Dai Chloe, andiamo a lavarci le mani. Tu vieni. Sì, devo solo scrivere una cosa prima che me la dimentichi. E sarebbe? Quello che ho imparato da un coniglio bianco e il suo orologio. Che il tempo passa velocemente e quando hai perso un momento non puoi più riaverlo indietro. Questo mi piace. La frenesia ci spinge via, nascondi che ciò che vedi intorno è magia. L'abbraccio sono